Buonasera mister. Buonasera. Da dove vuoi cominciare? Undicesimo risultato utile consecutivo, classifica che si fa sempre più accattivante, prestazione convincente, squadra che va in vantaggio, subisce il pareggio ma poi con calma, pazienza, intelligenza, qualità che tu hai richiesto ai tuoi ragazzi, la ritrova fino alla fine. Sì, questa è una vittoria ancora più preziosa e importante di quella col Cittadella, perché comunque oggi la squadra è partita benissimo, abbiamo fatto un bellissimo gol sulla prima azione, però poi dopo si è visto che eravamo un po' stanchi. Infatti temevo molto questa partita perché chiaramente tanti giocatori hanno fatto 4 partite in 10 giorni, il campo era molto pesante, anche a livello mentale recuperare energie non è semplice. Dopo il loro pari siamo stati anche bravi, forse magari il Pescara magari si è un po' accontentato sull'1-1, però noi siamo stati in campo bene, abbiamo ripreso l'inerzia della gara. Il gol all'inizio del secondo tempo ci ha dato una grossa mano, perché comunque ha fatto sì che tra virgolette ci tranquillizzassimo un po' dopo che eravamo tornati in vantaggio, e poi l'abbiamo portata a casa bene. Che dire, insomma, poi alla fine questo gruppo l'ho elogiato tante volte, oggi veramente penso che si capisca perché io parlo di questi ragazzi, perché ripeto, a volte poi si danno per scontati i risultati, come magari la prestazione di Ascoli, no? Che poi dopo l'Ascoli non è mai facile vincere, e noi abbiamo fatto un cammino fino a questo momento, questa settimana, questi 10 giorni importante, e di questo sono molto contento. Quindi godiamoci questo momento, la classifica non la guardo, sempre detto, penso partita per partita, però è chiaro che vittorie così ti danno fiducia. Provo comunque a strapparti un sorriso, ti abbiamo visto veramente esultare, soddisfatto dopo la bellissima rete dell'1-0, perché è stata un'azione corale fantastica. Sì, ci lavoriamo su queste, sulle combinazioni fra le punte, sui cross, sugli inserimenti, sì, è stato davvero un bel gol. Tra l'altro oggi Palmiero ha fatto gol, è un altro numero, mi sembra il 15° o 16° giocatore della Rosa che va in rete, penso sia, se non è un record, giù di lì per quello che riguarda il campionato. E sì, poi abbiamo fatto anche un altro paio di azioni molto belle, potevamo chiudere prima la partita del gol, molto bello anche quello di De Luca, però l'azione penso del primo gol veramente sia stata una gran bella azione, sono contento per Palmiero perché comunque se ci prova da fuori ogni tanto magari gol lo fa, io dico spesso. A livello anche di gestione dei tuoi uomini hai fatto tanti cambi, immagino tutti per mettere dentro forze fresche. Sì, ripeto, oggi c'era bisogno anche di 7-8 cambi perché eravamo stanchi, anche Terzini, Mogo, Serenzetti che sono sempre dei motorini e comunque sia un po' di fatica la sentono, avrebbero bisogno anche di rifiatare. Per fortuna adesso c'è una settimana di lavoro, prima di nuovo 3 gare una settimana, e dobbiamo gestirla bene, e i cambi si sono stati fatti tutti, scelte tecniche per cercare comunque di ridare un po' di vivacità e gamba con i due esterni, con Canotto e Bertagnoli, e cercare di tenere Pescara più basso possibile impegnandoli anche con un attaccante veloce come Michael. Ci siamo riusciti, insomma, perché poi il gol nasce anche, svariate situazioni nascono da questa situazione. Ripeto, insomma, dai, siamo contenti oggi, ma siamo contenti del periodo, di questa settimana, di come l'abbiamo gestita, dei risultati che abbiamo fatto, però non ci dobbiamo assolutamente accontentare, insomma, dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare, a migliorare, a crescere, perché ne abbiamo la possibilità.